pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati anche oggi in questa puntata un po' speciale. Partiamo dall'attualità, ma lo facciamo per occuparci di una formazione storica di cui ricorderemo poi un grande successo. Il loro nome è Radiohead, dunque parliamo di una band che con 10 album ha venduto 30 milioni di dischi nel mondo. È una delle formazioni di alternative rock inglese più famose degli ultimi 20 anni. Sono apprezzati dalla critica e amati dal pubblico. Quasi tutti i brani della band sono firmati da Tom York, voce, chitarra ritmica e tastiere, e da Johnny Greenwood, chitarre, tastiere e altri componenti elettronici. Ma prima di tornare a occuparci della storia della band, ecco la notizia recente che li ha riportati in qualche modo al centro dell'attenzione. Un gruppo hacker di pirati informatici aveva trafugato 18 ore di materiale inedito, risalente alle registrazioni di OK Computer, uno degli album più celebrati nella discografia della band di Tom York, uscito nel 1997. Sul sito Reddit alcuni utenti avevano scritto di essere entrati in contatto con il presunto ladro e che avrebbe chiesto anche un riscatto da $150,000. La band di Oxford ha confermato questo fatto, ma ha anche deciso di rendere tutto disponibile in download su Bandcamp alla cifra simbolica di 18 sterline, con i ricavati interamente devoluti in beneficenza a Extinction Rebellion, un'organizzazione ambientalista che recentemente ha manifestato a Londra. Ecco dunque la risposta della band, che ha firmato, come detto, musica soprattutto rock, ma nella cui produzione ci sono tracce e influenze tra le più disparate. Elvis Costello, i Pink Floyd, i Rem, gli U2, i Talking Heads, i Beatles e molti altri. Loro però hanno saputo creare un prodotto con una propria identità, ben riconoscibile e molto apprezzato, proprio come Karma Police, il nostro singolo di oggi. È un brano che appare un po' malinconico, un rock lento, accompagnato da un video che ben esprime il senso di angoscia di questo brano. Si inquadra a lungo una strada deserta, illuminata dai soli fari dell'auto su cui si viaggia. Poi appare un uomo che corre, quasi fugge, e l'immagine è alternata con quella del frontman inquadrato sul sedile posteriore dell'auto stessa. La telecamera torna poi alla posizione originale, inquadrando il volto dell'uomo inseguito che poco dopo rallenta, si accascia a terra stremato, e qui succede qualcosa di inaspettato. L'auto aveva perso una scia di benzina, infatti, ingranando la retro, e l'uomo, accendendo un fiammifero, dà fuoco al combustibile. La telecamera, dunque, tornata sulla visuale del guidatore, a questo punto si muove freneticamente, mostrando di nuovo il sedile posteriore, ora però vuoto. Abbiamo dedicato spazio anche al video, e abbastanza spazio, perché uno dei più conosciuti, oltre che dei più premiati, sia per quanto riguarda i Radiohead, sia per quanto riguarda Jonathan Glazer, che vinse tra l'altro diversi premi, fra i quali un MTV Director of the Year 1997 Award. Ciò nonostante, il regista considera questo videoclip un completo fallimento. Il singolo invece apparteneva al già citato album OK Computer, il terzo della band. Il titolo deriva da uno scherzo molto diffuso all'interno dei componenti. Spesso un membro diceva all'altro che avrebbe chiamato la polizia del karma se avesse fatto qualcosa di sbagliato. E questo scherzo fu poi incorporato nel titolo della canzone. Karma Police riscosse un buon successo commerciale, piazzandosi all'ottavo posto della Official Singles Chart e al 41esimo posto nella Modern Rock Tracks. Una curiosità: Tom York ha intrapreso, parallelamente a quella della formazione, anche una carriera da solista, e il suo ultimo album, in uscita il 26 ottobre, è la colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino, remake del celebre horror di Dario Argento.